Allora, vediamo adesso la seconda parte, cioè di cosa è composta un'app Android. Questi sono, diciamo, i mattoni che compongono un'app Android. Diciamo, un'app Android si costituisce di questi componenti. Allora, vediamo in dettaglio ciascuno di questi. Allora, le activities. Diciamo, se voi avete esperienza di programmazione ad oggetti, l'activities è una, se diciamo, possiamo dire in maniera semplice che una classe activity corrisponde ad una schermata della nostra applicazione. Noi per ogni schermata che prevediamo nella nostra applicazione realizzeremo una classe che estende activity, che è una classe di Android. Ora, in realtà la definizione di un'activity uguale a una schermata non è del tutto corretta, perché ci potrebbero essere delle activity in formato pop-up, quindi che non corrispondono a una schermata intera, oppure delle activity trasparenti. Quindi diciamo, generalmente un'activity è una schermata, però non è del tutto esatto al 100%. Un'app Android deve avere perlomeno un activity, diciamo, è chiaro, perché se non c'è neanche una schermata non ha senso parlare di app, però chiaramente ne può avere più di una, questo è ovvio, perché chiaramente le nostre schermate generalmente avranno più di una schermata, cioè se non avrebbe senso fare un'app. Ora, view e view group, questi sono due concetti fondamentali e sono i mattoni che costituiscono le nostre schermate. Le view sono essenzialmente i controlli utente, quindi diciamo tutto ciò che serve per interagire con l'utente, quindi i bottoni, i campi di testo, le label, le text view e così via, sono tutti classi che estendono questa classe qua, cioè android.view.view.views. Ciascuno di questi componenti sarà una classe a parte, quindi avremo la classe button, la classe text view, la classe label, ma tutti estenderanno la classe view, quindi avranno più o meno gli stessi metodi in comune. Voi sapete che una classe è caratterizzata da proprietà e metodi. I view group sono viceversa degli oggetti che mi permettono di definire l'impaginazione delle nostre app. Chiaramente io, una volta che ho definito cosa deve avere la mia schermata, devo anche definire esattamente dove sono posizionati i controlli, in che ordine, in che posizione. E mediante questi view group io posso ad esempio allineare orizzontalmente i componenti o allineare verticalmente, oppure definire altri layout a tabella, a griglia, a seconda diciamo di come voglio organizzare le mie schermate fondamentalmente. E queste diciamo il view group estenderanno la classe Android View View Group. I servizi. Allora, questa è una peculiarità di Android così come di BlackBerry. Praticamente è possibile realizzare dei servizi che operano completamente in background, quindi anche quando l'app è chiusa e l'utente non sta eseguendo altre operazioni, perché a differenza di iOS, Android ha un vero multitasking, cioè iOS diciamo dalla versione 4 hanno detto che c'è il multitasking. In realtà, non so quanti di voi hanno iPhone, il multitasking di iOS è multitasking fittizio, nel senso che quando io clicco il bottone centrale l'app viene iconizzata, l'app non sta girando, va in freeze, occupa RAM, però non sta girando, quindi quando io poi riclicco sull'app, l'app viene semplicemente ripristinata allo stato in cui era al momento in cui io ho premuto il tasto centrale, ma non ha fatto niente nel frattempo, a meno che ci sono dei servizi per cui iOS permette di girare anche quando l'app è chiusa, come ad esempio il servizio di localizzazione, o altri servizi come ad esempio la Skype ha per esempio una wildcard, perché Skype funziona anche quando è chiusa.
Ho dei servizi in ascolto sulle chiamate, chiaramente il telefono riesce a ricevere la chiamata anche quando altre app sono aperte, però sono delle, perché chiaramente iOS nativamente ha il multitasking, ma lo sviluppatore non può usufruire, a meno che devi fare particolari task. Vabbè, diciamo, questa è una digressione. Viceversa, Android, io ho il pieno controllo sui servizi, io posso fare un servizio che è in ascolto sulle chiamate, sugli SMS ricevuti, oppure ad esempio un'applicazione che io ho visto è un'applicazione che sta in ascolto sulle chiamate, io definisco dei numeri da cui non voglio essere rettore le palle, per esempio, e quando arrivano le chiamate da questi numeri la chiamata viene bloccata prima ancora di passare al sistema operativo, perché questi servizi sono in ascolto sul sistema, intercettano la chiamata e la bloccano. Questo su iOS non può essere fatto. Per chi ha Android c'è un'applicazione per SMS che io uso molto, che si chiama EndSend SMS, che è semplicemente un'applicazione di gestione dell'SMS, che sta in ascolto degli SMS, quindi quando il SMS è ricevuto, questa applicazione lo capisce, interviene e fa uscire una pop-up e dire nuovo SMS è ricevuto. Ora, neanche questo su iOS non si può fare, noi non possiamo ascoltare l'SMS in ricezione. Non possiamo neanche accedere al DB degli SMS ricevuti perché è bloccato, quindi diciamo abbiamo forti limitazioni. I servizi, diciamo, per definizione non hanno una user interface, chiaramente, perché agiscono in background senza interazione con l'utente diretta. Ora, questo è un concetto importantissimo di Android, l'intent. Io ho fatto un tutorial più in là, perché chiaramente a livello teorico diciamo si capisce, però per poterne capire veramente la portata bisogna vedere come funziona nella pratica. Per questo ho fatto un tutorial solo per quanto riguarda l'intent, però è importante, vi spiego rapidamente che cosa è adesso, poi dopo lo vedremo in dettaglio nel tutorial. È un tipo di messaggio asincrono di sistema che essenzialmente si compone di un'azione e di un dato. È importante perché io mediante un intent posso chiamare un'altra applicazione, anche esterna alla mia, per poter fargli seguire un task. Indipendentemente da come è fatta questa applicazione, io posso anche non sapere come è scritta, che componenti contiene, come funziona il codice, però io la posso richiamare per fargli fare qualcosa senza che sto a scriverlo io. Questo rende, diciamo, Android un sistema di componenti molto connessi tra di loro, anche componenti esterni a quello che alla propria applicazione. Ad esempio, esistono, qui ho scritto un po' di teoria, esistono intent espliciti e intent impliciti, cioè essenzialmente l'intent esplicito è quando io definisco in maniera chiara qual è l'oggetto che voglio chiamare, quindi io dico voglio chiamare l'oggetto tal dettagli a cui passo questi dati. Invece l'intent implicito è una cosa diversa, cioè io per esempio dico voglio richiamare l'azione visualizzatore con in dati una URL da visualizzare. Chiaramente il sistema individua quali sono i componenti che possono gestire questa azione, tipicamente un visualizzatore o un browser per esempio, o visualizzazione di documenti, però a seconda diciamo del dato che io passo insieme all'azione, loro, il sistema individua il componente che può gestire questa azione e lo apre. Quindi in questo caso il browser si aprirà e farà vedere la URL che io ho passato insieme all'intent. Ora, qualora ci fossero più applicazioni registrate per poter gestire una determinata azione, il sistema operativo mostra uno chooser in cui ti fa scegliere quale applicazione vogliamo far gestire questa azione. Non so se voi avete Android, ad esempio, se io su alcune applicazioni c'è, se io scrivo condividi una foto o piuttosto che un documento, viene fuori una pop-up che ti fa scegliere con quale strumento lo voglio condividere, che può essere Facebook, Twitter o email o quello che è, diciamo, perché diciamo, il sistema sa che tutte queste applicazioni sono registrate per l'azione condividi, share, e quindi tutte queste applicazioni sono abilitate per poter condividere dei dati. Vedremo poi come si fa a registrare un'applicazione per la ricezione di determinata
azione. E qua infatti lo dice, un'applicazione si abilita alla registrazione di un particolare intent dichiarando un intent filter, però diciamo vi farò vedere poi praticamente cosa vuol dire questa cosa. Ora, vediamo, più o meno ve l'ho anticipato, però per cosa può essere usato un intent. Io posso utilizzare un intent esplicito per chiamare un activity all'interno della mia stessa applicazione, e voglio chiamare un'altra attività, utilizzerò un intent. Questo ve lo faccio vedere nella pratica. Ho un activity di un'altra applicazione esterna. Io ad esempio mi è capitato di sviluppare un'applicazione che utilizza il barcode scanner, il QR code scanner, cioè un'applicazione abbastanza diffusa attualmente. Se diciamo io posso richiamarla senza dovermi riscrivere il codice che va a leggere dalla fotocamera, individua il pattern del QR code, fa la decodifica e tira fuori la stringa. Tutto questo non ho bisogno di farlo, c'è già un'applicazione che lo fa, barcode reader scanner, che è gratis. Posso scaricarla, posso chiedere all'utente di scaricarla, e quindi io nella mia applicazione posso richiamare il QR code scanner e gestire il risultato senza implementare tutta questa logica che è stata già fatta, quindi non ho bisogno di farla io di nuovo. Posso lanciare un servizio, una particolare activity, e come vi dicevo prima, questo rende Android un sistema connesso, di tanti componenti connessi tra di loro attraverso lo scambio di messaggi, che appunto sono gli intent. Questo era un esempio che vi dicevo prima. Se io voglio, c'è in alcune applicazioni c'è l'azione di sharing, quando faccio share Android mi mostra questa pop-up in cui ci sono tutti questi possibili programmi che possono fare lo sharing, cioè Facebook, Bluetooth, Gmail o il messaggio, Twitter, a seconda di quello che voglio utilizzare. Ora, il broadcast receiver è un altro concetto, diciamo, peculiare di Android. Sono dei componenti che mi permettono di ascoltare dei messaggi di sistema o degli eventi particolari di sistema, ad esempio un intent. Un broadcast receiver è quello che prima vi ho citato, che sta in ascolto ad esempio delle chiamate. Per poter io stare in ascolto di eventi come chiamata ricevuta, devo definire un broadcast receiver. Un altro broadcast receiver che ho utilizzato io e che è molto, molto utilizzato è l'ascolto del boot del telefono. Io posso realizzare un'applicazione che parte automaticamente all'avvio del telefono. Questo ovviamente su iOS non si può fare, e per farlo devo definire un broadcast receiver. Per quanto riguarda due parole sulla sicurezza, per come la gestisce Android e come è pensato Android. Essenzialmente Android, come vi dicevo, è basato su Linux e voi sapete la politica di Linux, o più o meno forse la conoscete in parte, degli utenti, dei gruppi che si definiscono su Linux, diciamo. E essenzialmente ogni app di Android gira in un proprio processo che ha associato ad un particolare utente univoco e ad un particolare gruppo univoco. Quindi questo cosa vuol dire? Che ogni applicazione Android è indipendente dalle altre, gira in un proprio processo ed è come se fosse eseguita in una sandbox, quindi isolata dagli altri processi. Questo vuol dire anche che un'applicazione non può interagire con i componenti, le classi, i dati di un'altra applicazione, perché sono isolate l'una dall'altra. È possibile chiamare un'altra applicazione, come vi ho detto, con l'intent, ma non intervenire sui dati di un'altra applicazione. Per poter scambiare dei dati tra le varie applicazioni si utilizzano i content provider, che sono l'altro componente che vi andrò a descrivere nell'ultima slide relativa ai pezzi di un'applicazione Android. Essenzialmente i content provider servono per condividere appunto contenuti tra le varie applicazioni, condividere dati. Ad esempio, evidentemente un content provider nativo è il database dei contatti. Tutte le applicazioni possono accedere al database dei contatti di una persona,
così come al database dei video, delle foto, dei messaggi, sono tutti content provider nativi. Ora, se volete approfondire questa tematica, vi ho lasciato un link in cui ci sono definiti tutti i content provider che Android mette a disposizione e definito anche eventualmente come si utilizzano e come ci si accede. Come vi dicevo, l'esempio sono i database dei contatti e i contenuti multimediali, audio, video, foto. Ora, andiamo un po' più nel pratico e vediamo, questa è la struttura di un'applicazione Android. Quando io vado a realizzare un progetto Android, un nuovo progetto Android, automaticamente l'ambiente di sviluppo mi genera questa struttura di cartelle. Adesso vi vado a spiegare tutti i componenti, diciamo, singolarmente in dettaglio. Però, diciamo, questa è la struttura generica di una vostra applicazione. Questo è un file essenzialmente che viene generato automaticamente dal sistema quando crea un nuovo progetto, ma è un file di configurazione che andremo costantemente a modificare ed è un po' il cuore della nostra applicazione Android. Definisce una serie di parametri che sono fondamentali. Ad esempio, iniziamo a parte il nome del namespace, perché diciamo viene scritto in automatico, non è importante. Vediamo questo attributo del padre che è package. Essenzialmente, se voi conoscete, avete esperienze di programmazione, in Java il package è una maniera di strutturare il codice, in maniera di organizzare il codice sorgente di un'applicazione in cartelle, quindi essenzialmente nella cartella dei sorgenti della nostra applicazione Android ci sarà una cartella IT, una cartella GMAZ83, che contiene un Android, che a sua volta contiene una temperature e poi le classi che ne derivano. Vabbè, al di là dell'organizzazione del vostro sorgente, questo serve come ID univoco della vostra applicazione. Non possiamo pubblicare sul market, non lo so, però sicuramente su un telefono non possono esserci due applicazioni con lo stesso package, con lo stesso ID, perché deve essere univoco fondamentalmente. Solitamente si sceglie infatti come nome del package l'indirizzo del sito, del vostro sito web al contrario, perché qua vedete c'è it.gmail.android.temperatura che sarebbe il nome dell'applicazione. Poi il tag application definisce l'icona dell'applicazione e il nome della nostra applicazione. Ora vedete questa sintassi, chiocciola drawable icon, chiocciola string app name. Questo vuol dire che l'icona dell'applicazione si trova nella cartella drawable ed ha un nome icon. Poi ve lo spiego più in dettaglio. Viceversa, il nome dell'applicazione si trova all'interno del file delle stringhe, che dopo comunque vi spiego in dettaglio, e in particolare il file delle stringhe che vi consiglio di usare permette di inserire tutte le stringhe che io utilizzerò nella nostra applicazione in un file di configurazione. Questo perché è utile, e non cablarlo nel codice, questo perché è utile. Qualora io dovessi cambiare una stringa, per esempio un messaggio, perché il cliente mi ha detto che quel messaggio non gli piace, e vi assicuro che il cliente rompe le palle più su queste cose più che sull'applicazione. L'applicazione non funziona bene, non se ne fregano niente, però se il messaggio di errore non gli piace lo dovete cambiare. Quindi praticamente se voi avete cablato il vostro messaggio di errore nel codice, dovete andare nella classe che magari ha 350 righe e andare a trovare la riga dove avete definito il messaggio di errore e cambiare il messaggio. Se invece utilizzate il file di configurazione potete andare in questo file e editarla direttamente. Questo file è strutturato come un registro chiave-valore, in cui a ciascuna chiave corrisponde appunto un valore. In questo particolare esempio io sto facendo riferimento alla stringa con chiave app name e il valore sarà il nome dell'app. Vabbè, comunque dopo questo ve lo faccio vedere proprio in dettaglio. Questo tag qua definisce l'activity principale. Da dove lo deduco? Da questo intent filter. Come vi dicevo, questa è la maniera con cui io dichiaro l'intent filter. Io dichiaro che l'activity, in questo caso convert,
che a sua volta avrà come title bar lo stesso il nome dell'applicazione, definito alla stessa maniera. Sto definendo che l'activity convert è l'activity principale, lo sto definendo attraverso questo tag action android main, android intent action main. Sto dicendo che questa attività è l'attività che viene chiamata quando io avvio l'app con questo tag qua, e quindi è in ascolto dell'intent avvia applicazione. Essenzialmente questo vuol dire questo intent main, l'azione avvia applicazione. Launcher invece è questo qua, se noi vogliamo inserire la nostra applicazione e fare sì che sia presente all'interno del menu delle applicazioni di Android, dobbiamo inserire anche questo tag. Cioè, non so se voi avete un Android, quando c'è una parte in cui sono visualizzate tutte le applicazioni, per poter fare in modo che la nostra applicazione sia presente in questo menu, in questo elenco di applicazioni, dobbiamo inserire questo tag, category, Android name e così via. Use SDK è essenzialmente la SDK minima, questo definisce quali cellulari potranno installare la nostra applicazione e quali no. E questo, la 9 è la 2.3.1, essenzialmente la più diffusa attualmente, cioè il 75% più o meno di cellulari Android in circolazione hanno il Gingerbread, cioè il 2.3.1. Quindi se io devo fare un'applicazione, diciamo, è auspicabile che lo faccia per il 2.3.1. Se io faccio un'applicazione che sia compatibile, come SDK minima, la 15, cioè l'ultima, girerà su 2-3 dispositivi attualmente, quindi non è molto utile. Oppure la posso fare per Froyo, che è invece il precedente, il 2.2, che attualmente resiste con un 22%, quindi prendo 22% più il 75% hanno Gingerbread, li prendo tutti, perché ovviamente se io sviluppo per 2.2, chi ha la 2.3 e la 2.4 la legge l'applicazione, viceversa ovviamente non è vero, se sviluppo per 2.4 chi ha la 2.2 non legge l'applicazione. Ora, questo è l'ultimo tag che voglio farvi notare, è Uses Permission, che definisce una serie di permessi di cui deve godere l'applicazione. Ora, vi ho detto precedentemente che ogni applicazione Android gira in un suo processo e ha bisogno dei permessi per poter fare determinate cose. In questo caso sto dichiarando il permesso internet, perché voglio che la mia applicazione effettui delle connessioni internet. Per poter fare in modo che l'applicazione vada in internet, devo mettere questo tag qua, altrimenti se io inserisco delle classi che fanno delle chiamate in internet e non ho messo questo tag, l'applicazione va in eccezione, perché non ha i permessi per farlo. Vi faccio vedere altri esempi di permessi che solitamente si potrebbero utilizzare. Read contact è il permesso di cui ho bisogno per poter leggere i contatti del telefono, write per poterli scrivere, receive sms, come vi dicevo, è il permesso di cui ho bisogno per poter essere in ascolto degli sms, internet per potermi collegare a internet, access find location, questo è un altro permesso che utilizzeremo molto spesso, essenzialmente è il permesso mediante il quale io posso accedere al GPS e quindi ai dati di localizzazione. Attualmente la maggior parte delle applicazioni di successo sono applicazioni geolocalizzate che utilizzano la posizione dell'utente per poter offrire dei servizi. Non so se avete sentito dell'applicazione Around Me, che era un'applicazione fondamentalmente molto semplice, però ha fatto un bel po' di soldini. Ti dice essenzialmente i bar attorno a te, i pub attorno a te, gli altri servizi, rilevando la tua posizione, prendendo dei dati da Google alla fine, quindi dati pubblici, ti dice quali sono questi esercizi commerciali vicino a te, costava un euro, poi le hanno vendute, credo abbia fatto 1 milione, una cosa del genere, poi però Google le ha fatto causa, non so quanto abbia ricavato effettivamente alla fine. Però era un'applicazione sicuro da fare, molto semplice. Lui ha avuto questa idea di farla e bravo lui. Qui vi ho lasciato un riferimento per se volete approfondire la questione dei permessi. Qui c'è un elenco di tutti i permessi che sono definiti in Android e che se volete richiedere dovete inserire nel vostro manifest.
Quindi vi ripeto, questa è la struttura del progetto Android generico. La cartella asset la userò per poter inserire tutte le risorse esterne che saranno necessarie nella mia applicazione. Per risorse esterne intendo dei video, dei file multimediali, dei file audio, quindi che voglio inserire. Diciamo, principalmente questa cartella asset conterrà dei file binari essenzialmente, o dei file testuali, anche dei file txt potrei inserire. Se avete esperienze di sviluppo in PhoneGap, in questa cartella asset saranno presenti le pagine web di un'applicazione fatta in PhoneGap. Per citarvi un esempio, diciamo, al volo. Quindi procediamo. Drawable. Qui è la cartella in cui metteremo le immagini che saranno presenti nella nostra applicazione. Prima vi citavo, vi dicevo, quando vi ho descritto il manifest, ve lo recupero un attimo, che l'icona faceva riferimento a questo chiocciola drawable icon. Questo vuol dire vai nella cartella drawable e recuperami l'immagine che si chiama icon. Vabbè, l'estensione non è inserita, non è importante, potrebbe essere icon.png piuttosto che icon.gif, però te la va a recuperare automaticamente dalla cartella drawable. Poi vi spiego anche come fa a recuperarla. Se voi fate un progetto, in realtà avrete più di una cartella drawable. Vi spiego più in là perché diciamo, come vi dicevo, Android è presente su una masnada di dispositivi e quindi vi sono dispositivi che hanno, oltre a risoluzioni differenti, veramente tante, anche densità differenti. E qui vi spiegherò poi cosa vuol dire densità, e qui potete avere una cartella per ciascuna densità. Infatti avrete qualcosa del tipo drawable, low DPI, drawable high DPI, drawable medium DPI, che corrisponde alla densità. Poi vi spiego perché è necessario fare più repliche di una stessa immagine a seconda della densità del dispositivo, per evitare che sgrani essenzialmente. Però diciamo, questo è un discorso essenzialmente che andrebbe affrontato in un tutorial a parte, perché è complicato. Una delle complicazioni di Android è fare la grafica, ve lo dico, perché comunque ci sono tanti dispositivi che vanno dall'IDEOS, che è una risoluzione 240x320, alla Google TV, che avrà una risoluzione Full HD. Quindi diciamo, fare un'applicazione che giri su tutti i dispositivi, su tutti gli schermi, non è semplice, ed è una cosa che va approfondita in maniera abbastanza pesante. Andiamo oltre. Layout. Quindi vi dicevo quando vi ho parlato di ViewGroup, che noi diciamo, definiamo, oltre a, ovviamente, ai componenti che deve avere una schermata, anche come questi componenti sono allineati, come sono impaginati. Questo lo definisco attraverso i layout. Essenzialmente i layout sono dei file XML, generalmente ne avremo uno per ciascuna schermata, in cui io definisco l'interfaccia della schermata. Cioè vediamo. Volevo fare un paragone con il web, però diciamo è un paragone un po' forzato. L'HTML è un linguaggio di markup col quale io definisco come impaginare una pagina web, e il JavaScript è un linguaggio attraverso il quale definisco la logica. Diciamo un parallelo è il layout XML, sono i file attraverso il quale definisco l'impaginazione della mia schermata, quindi come deve essere strutturata, dove voglio mettere i bottoni, dove voglio mettere le immagini, dove voglio mettere questo e quant'altro, e il codice Java rappresenta in viceversa la logica della mia applicazione, perché chiaramente quando io premo un bottone dovrò dire all'applicazione che tipo di logica deve seguire. Questo lo farò in Java. Effettivamente in Android è possibile anche dichiarare la stessa grafica, lo stesso layout attraverso il codice Java. Io personalmente però ve lo sconsiglio, diciamo, lo lascerei solo qualora è necessario. Diciamo, ci sono dei casi in cui dovete farlo per forza, perché fondamentalmente definendo invece l'interfaccia nell'XML io vado a scindere
la definizione della user interface dalla logica, ed è la cosa più corretta che si possa fare, anche perché può essere fatto in questa maniera in parallelo, cioè io definisco la logica in parallelo con l'interfaccia e così via. Quando devo fare una modifica sull'interfaccia vado solo sui file di layout, se devo fare una modifica sulla logica modifico solo i sorgenti Java e non i file di layout. Quindi vi suggerisco di usare l'approccio con i file XML e con la logica scritta in Java, però ciò non toglie che potete fare entrambe le cose, a voi sta la scelta. Values, allora questa cartella contiene una serie di file XML che potremo utilizzare per poter inserire per esempio delle stringhe, come vi dicevo in precedenza. Vi faccio proprio l'esempio della cartella del file delle stringhe. Questo il file delle stringhe è un file che ti crea comunque automaticamente Android quando crea un nuovo oggetto. È un file fatto in questa maniera, è un file XML. Un file XML che contiene un tag principale che è resources, e all'interno di questo tag ci sono una serie di tag string che, come vi dicevo, sono del tipo chiave valore. La chiave è evidentemente questo app name e questo è il nome dell'app. Quindi se io poi lo voglio richiamare all'interno dell'XML mi basta scrivere chiocciola string che dice proprio al sistema vai all'interno del file delle stringhe e prendimi il valore corrispondente alla chiave app name, che sarebbe in questo caso nome app. Questo serve anche per l'internazionalizzazione della mia app, cioè se io voglio che automaticamente il sistema, in base alla lingua del sistema impostata dall'utente, mi selezioni una lingua piuttosto che un'altra, faccio diversi file di stringhe, quindi poi avrò diverse cartelle, avrò value, poi avrò value n, value USA, a seconda diciamo delle lingue che voglio supportare, e all'interno di queste cartelle avrò i file, diverse repliche del file delle stringhe, quindi la chiave sarà la stessa, quindi avrò un file delle stringhe esattamente identico per ciascuna lingua, cambierà magari il nome dell'app, no, però se io ho un messaggio d'errore e voglio che la mia app sia visibile dagli utenti italiani e inglesi, ne faccio due file delle stringhe, uno per l'italiano e uno per l'inglese, e automaticamente Android seleziona la stringa corrispondente alla lingua dell'utente. Questo può essere utile nel caso vogliamo fare un'applicazione multilanguage. La gestione è tutto trasparente all'utente. Se avessi dovuto farlo via codice, cablando le stringhe del codice, dovevo fare un controllo, prelevare dal sistema operativo la lingua predefinita e fare se l'italiano mettimi questa, se l'inglese mettimi questa, c'è una cambogia, è incredibile. Quindi diciamo, con questa gestione ovviamente velocizzo la cosa, velocizzo soprattutto la manutenzione. Perché immaginate una persona che poi dovrebbe mettere mani sul tuo codice, magari non tu stesso, ma anche tu, a distanza di un anno, vedere quella serie di if già ti porta a essere un po' spaesato. Vediamo uno degli ultimi elementi, che è la cartella gen. Ora, questa cartella è una cartella gestita in maniera automatica, diciamo non ci andrete mai a mettere mani, però vi dico come è fatta, essenzialmente a cosa serve. Conterrà un file che si chiama r.java, una classe su cui noi non andremo mai a mettere le mani, che essenzialmente contiene una serie di identificativi, cioè per qualsiasi immagine noi inseriamo nella cartella drawable o qualsiasi stringa che noi inseriamo, il sistema automaticamente associa ciascuna stringa a un ID univoco. Questo serve al sistema per poter recuperare la stringa o piuttosto che l'immagine, ma anche a noi se vogliamo accedere a quella stringa, per esempio via codice e non come vi ho fatto dire prima tramite l'XML. Ad esempio, se io voglio accedere a una stringa nel file delle stringhe che ha la chiave app name, io utilizzo questo metodo getString,
in cui passo r.string, in cui sto dicendo praticamente mi sto riferendo al file delle stringhe, e il nome della chiave. Automaticamente Android recepisce che questa chiave è associata a un particolare ID che, come ho detto, non vi interessa poco perché tanto se la vede lui, e ti tira fuori la stringa a che noi vogliamo reperire, diciamo. Questo lo vedremo, lo utilizzeremo soprattutto per il layout, questo però ve lo farò vedere nella pratica più in là. L'ultimo, vabbè, in ultima istanza la cartella search contiene i sorgenti della nostra applicazione, quindi essenzialmente i file Java che contengono la logica, le activity, i servizi, i broadcast receiver e quant'altro. Questa slide definisce una macchina stati, essenzialmente definisce il ciclo di vita di una activity. Tutte le activity eseguono hanno questo flusso di vita. Questo perché vi serve? Perché quando io realizzo un'activity, io vado ad estendere la classe activity di Android e potrò fare l'override di questi metodi. Non so se avete esperienza di programmazione di oggetti, conoscete il termine override. Vabbè, essenzialmente significa che vado a creare un metodo che ridefinisce un metodo di una superclass. Cioè, essenzialmente io scriverò una funzione, on create, on start, on resume, a seconda del tipo di azione che voglio andare a ridefinire. Vi spiego rapidamente cosa vuol dire. Per esempio, l'onCreate è chiamato una sola volta. Quindi se io scrivo del codice nell'onCreate, devo essere consapevole che l'onCreate è creato quando viene creata appunto l'activity, quindi viene lanciato una sola volta. E non, quindi se io ho del codice di inizializzazione, ad esempio, dell'app, lo devo mettere in questo metodo qua, che automaticamente vi crea la mente di sviluppo quando creo una nuova activity. Questo perché può essere utile, ad esempio, se io volessi associare a un bottone a un'azione, lo devo fare nell'onCreate. Io devo dire al sistema operativo che a quel determinato bottone corrisponde del codice da eseguire, lo devo fare nell'onCreate. Viceversa, l'onResume è chiamato tutte le volte che l'activity viene rimessa in foreground. Questo cosa vuol dire? Quando io premo il tasto Home, non so se voi avete un Android, però penso di sì, praticamente l'applicazione viene iconizzata, automaticamente viene chiamato l'onPause dell'activity, l'activity continua a girare, però è in background. Quando io la rimetto, riavvio l'app ricliccando sull'icona, viene chiamata il metodo onResume. Questo vuol dire che resume può essere chiamato diverse volte, cioè non è detto che venga chiamato una sola volta, ma tutte le volte che io chiudo l'app e la riapro viene chiamato un resume e un pause. Quindi questo potrebbe essere utile qualora io voglio salvarmi dei dati prima che quell'utente chiuda l'app, per poterli poi recuperare in seguito. Poi questa è l'altra parte della macchina stati. Essenzialmente poi ci sono altri due metodi che non vi ho citato, che sono on stop e on stop viene chiamato essenzialmente quando, se ad esempio il sistema operativo ha bisogno di memoria, può essere che la vostra app sia killata. È una cosa molto rara, però è possibile. Nel caso il sistema operativo agisca in maniera coercitiva sulle risorse, l'activity viene stoppata in maniera forzata e viene chiamato il metodo on stop. E quindi l'activity è chiusa. E poi deve essere riaperta manualmente dall'utente più in seguito. E l'on destroy invece viene chiamato immediatamente prima che l'activity sia chiusa, e anche questa viene chiamata una sola volta. Qualora io volessi fare qualcosa alla chiusura dell'app, ad esempio salvare qualcosa nel DB dell'app in modo che me lo ritrovi, lo posso fare nell'on destroy e salvo dei dati. Vabbè, diciamo questo era. Ora, vabbè, la parte di teoria è praticamente conclusa. Allora, io ho preparato qualche tutorial per entrare più nel pratico, vi ho dato un'infarinatura generale, teorica, e adesso ho fatto
fatto qualche tutorial. Diciamo, l'ideale sarebbe stato che li avessimo fatti insieme, però vedo che i computer sono davvero pochi. Vabbè, diciamo, li farò io, chiaramente interrompetemi per qualsiasi dubbio e per qualsiasi, diciamo, questione. Prima di iniziare, però, volevo tornare sulla questione della grafica, che ho detto è un argomento abbastanza, diciamo, complicato, perché comunque, vi dicevo, le app Android girano su una masnada di dispositivi con risoluzione e densità diversa. Beh, innanzitutto, diciamo, diamo una definizione di queste due proprietà che sono differenti, molto spesso vengono confuse. Vabbè, la risoluzione, sapete tutti, è il numero di pixel dello schermo, quindi tuttavia non basta sapere la risoluzione di un dispositivo per poter fare un'interfaccia, perché un dispositivo con una risoluzione di 240x320 evidentemente se è piccolo così sarà diverso da un dispositivo più grande con la stessa risoluzione, diciamo, non vedrò la stessa interfaccia, e per questo arriva il concetto di densità, appunto, dello schermo, che sarebbe il numero di pixel essenzialmente per pollice sulla diagonale. Quindi banalmente, se lo voglio calcolare, data la risoluzione mi basta applicare il teorema di Pitagora, quindi il numero di pixel sui due lati al quadrato fratto, diciamo, il numero di pollici della diagonale, che ovviamente è una quantità nota, e io so quant'è la densità di pixel. Vi spiego, questa è la classificazione dei device ufficiale di Google che è venuto incontro agli sviluppatori. Allora, io ho essenzialmente quattro densità soltanto, quattro, diciamo, famiglie di densità, che sono bassa, media, alta e estremamente alta. Diciamo, sono comunque dei dispositivi piuttosto rari al momento. E poi ha diviso, diciamo, anche i dispositivi per schermo. Quindi ci sono i dispositivi con schermo piccolo, normale, largo, extra largo, che sarebbero i tablet. Vabbè, è la Google TV, diciamo. Essenzialmente queste sigle che vedete sono le sigle con cui Google ha classificato i vari dispositivi, e gli emulatori che noi possiamo creare con l'ambiente di sviluppo hanno queste sigle. Quindi, se io voglio provare la mia applicazione, se l'ho sviluppata correttamente per tutti i dispositivi, posso utilizzare tutti questi emulatori qua e la provo. Diciamo che però la categoria che vi interessa maggiormente è questa qui che sto evidenziando, cioè alta densità, schermo normale, cioè per intenderci questo, il Galaxy S, così come un'altra fascia di dispositivi, appartiene a questa categoria. Faccio vedere una statistica dal sito di Google, che, diciamo, questa fetta qui, quindi questa enorme percentuale, appartiene a quella categoria, cioè quindi dispositivi con schermo normale, quindi intorno ai 4 pollici, e densità alta. Quindi, diciamo, quando svilupperete le vostre applicazioni abbiate premura di provarle su questo emulatore maggiormente, perché la maggior parte dei dispositivi saranno di quel tipo essenzialmente, però in teoria, se la dovete fare bene, dovrebbe funzionare bene su tutti. Ora, come si risolve il problema di questa masnada di densità e risoluzioni? Vediamo tutte, diciamo, le guideline che, diciamo, Android fornisce. Ovviamente questa, come vi dicevo, è un argomento abbastanza complesso, cioè ci vorrebbe un seminario solamente per questo, però io cercherò di darvi più o meno le linee guida, e nel caso vogliate approfondirlo, comunque vi ho messo, diciamo, un riferimento al sito, dei documenti che potete spulciare per avere un'idea. Essenzialmente qui nel primo, diciamo, suggerimento dico usare wrap content, fill parent. Vabbè, diciamo, questi li vedremo maggiormente dopo nel tutorial pratico, però sono degli attributi che io do ai miei, per definire la dimensione dei miei elementi. Essenzialmente wrap content vuol dire che il mio elemento deve essere grande quanto il contenuto che sta contenendo. Vabbè, diciamo, quindi se ho una text view che contiene un testo, scrivendo come larghezza wrap content, sto dicendo che la text view è larga quanto il testo che sto scrivendo dentro.
Però fill parent vuol dire essenzialmente la dimensione del padre. Quindi se io poi vi farò vedere la struttura del layout è gerarchica, quindi dicendo a un certo punto che un componente deve avere altezza o larghezza fill parent, sto dicendo prendi tutta la larghezza o tutta l'altezza del padre. Questo sarà utilizzato specialmente nel definire la dimensione dell'intera pagina. Io definisco il contenitore principale come fill parent, che vuol dire prendimi tutta l'altezza e tutta la larghezza dello schermo, a prescindere di quanto questa sia. Questo mi aiuta per poter scrivere un'interfaccia che sia indipendente dal numero di pixel del dispositivo. Però dopo questo ve lo faccio vedere. E chiaramente ciò che non dovete assolutamente fare è impostare la dimensione dei bottoni, dei layout, di tutto quanto con misure in pixel. Perché è chiaramente sbagliato, perché comunque diciamo questo vi porta a una user experience che è diversa da dispositivo a dispositivo. Proprio per il concetto che vi dicevo prima di densità, perché chiaramente un 20 pixel occupano un certo spazio su un dispositivo con una certa densità e uno spazio diverso su un dispositivo con densità, ad esempio, più bassa. E quindi se vogliamo che l'interfaccia sia la stessa su tutti i dispositivi dobbiamo evitare assolutamente l'utilizzo dei pixel. E non usare, qua dice l'absolute layout, questo ve lo faccio vedere dopo, l'absolute layout perché no? È un tipo di impaginazione che prevede che tu scrivi, diciamo, essenzialmente se io ho una finestra devo impostare ad esempio un bottone che si trovi nella posizione 20 pixel nord, 20 pixel nord-est, diciamo, quindi 20 pixel dal diciamo, margine superiore, 20 pixel dal margine sinistro, dovevo indicarlo appunto con la misura assoluta, quindi dovrò scrivere x uguale 20 e y uguale 20, sbagliatissimo come vi dicevo prima, perché questo porta ad essere totalmente diverso sui vari dispositivi. Per cui è stato deprecato dallo stesso Google, quindi non usate mai l'absolute layout, che comunque vi spiegherò meglio dopo, diciamo. Questa è giusto un'introduzione. Inserire repliche della stessa immagine a seconda della densità. Questo ve lo spiego nella slide successiva. E ovviamente la cosa che dovete fare assolutamente è testare l'app su tutti gli emulatori. E vi faccio vedere dopo come si creano e come si imposta la famiglia dell'emulatore. E quindi io posso tranquillamente vedere effettivamente, gli emulatori sono abbastanza conformi ai dispositivi per quanto riguarda la visualizzazione, anche se purtroppo sono molto lenti, questo è da dire, andrebbero assolutamente migliorati. Questa è la soluzione che Google, qualcuno di voi mi chiedeva come Google è venuto incontro agli sviluppatori attraverso i DPI, che sarebbero i Density Independent Pixel. Cioè è un pixel essenzialmente che occupa lo stesso spazio su tutti i dispositivi indipendentemente dalla densità che hanno. E appunto, dicendo me stesso, è un pixel indipendente dalla densità. Allora, dicevo, il density pixel, diciamo, è un pixel che occupa lo stesso identico spazio su tutti gli schermi. Come viene calcolato? Questo, diciamo, è la proporzione, cioè un pixel reale è un density pixel per DPI, che questa sarebbe la densità, fratto 160. Questo vuol dire che nei dispositivi a medium DPI, secondo la classificazione di Google, medium DPI equivale a 160, un pixel è uguale a un density pixel, perché 160 diviso 160 è 1, quindi questa frazione va via, solamente nei dispositivi medi. Quindi io posso, per esempio, progettare la mia interfaccia su dispositivi MDP in cui posso lavorare in pixel, perché praticamente il pixel corrisponde al DP per quei dispositivi, e poi automaticamente Google, il sistema scala l'interfaccia negli altri dispositivi. Quindi se io mi mantengo, come dicevo prima, come 320 per quanto riguarda la 320 DP come larghezza, ovviamente non prendendo esattamente 320, considerando mediamente 320, sto bene come larghezza. Per l'altezza aveva ragione lui, l'altezza è variabile, quindi io vi consiglio di fare un'interfaccia che sia scrollabile. In questo modo non ho problemi di altezza, perché se devo gestire l'altezza potrei avere problemi. Potrei dover fare più copie del layout, a seconda dello small screen,
o del medium screen o large screen. Comunque, se vi ricordate la cartella layout, è possibile avere più repliche di quella cartella eventualmente, cioè layout small, layout large, layout medium, e io posso definire più file di layout a seconda della dimensione. Però, diciamo, se gestite con la, come ho detto io, con lo scroll bar, non è necessario questa cosa, a meno per gli smartphone. I tablet sono discorsi a parte, i 7 pollici hanno una larghezza di 600 dpi, e il 10 pollici mediamente 800, quindi dovete fare un'interfaccia ad hoc, a parte per i tablet. Ora, vi dicevo la questione delle immagini. Ora, per poter fare in modo che le immagini non sgranino sui vari dispositivi, io non sto parlando veramente dello splash screen, come parlava il collega, ma delle immagini proprio, ad esempio se avessi un bottone con un'immagine di sfondo, devo fare più repliche di questa immagine, per forza di cosa, altrimenti l'immagine sgranerebbe e si vedrebbe male, a seconda della densità. Come devo fare? Devo usare questa proporzione, 3, 4, 6, 8, essenzialmente se io sto lavorando nella risoluzione base, che vi dicevo la densità base è quella di 160 per dispositivi medi, in cui un pixel equivale a un dp, se ho un bottone di 100 pixel, che quindi occupa essenzialmente un terzo dello schermo, perché ho detto che 320 è la larghezza, devo scalare per i dispositivi piccoli a 3 quarti, diventerebbe quindi 75. Per i dispositivi grandi a una volta e mezzo, quindi diventerebbe 150. Per i tablet, questo XHDPI sarebbe per i dispositivi ad alta densissima densità, devo fare, come le Google TV, che sono a Full HD, devo fare il doppio. Quindi diciamo, devo avere premura di creare 4 repliche almeno delle varie immagini e metterle nella cartella, come vi dicevo, nelle varie repliche della cartella drawable. Io ho la cartella drawable low DPI, drawable medium DPI, drawable high DPI e drawable XDPI. Devo fare 4 copie della stessa immagine. Voi avete come strumento che l'ambiente di sviluppo vi mette a disposizione gli emulatori, tutti i vari tipi. Le sigle sono quelle che avete visto nella tabella che c'era in qualche slide precedente. Voi potete creare un emulatore per ciascuna famiglia e quindi testare poi l'applicazione su tutti gli emulatori e vedere se effettivamente avete lavorato bene o avete lavorato male, quindi essenzialmente. Vi ho evidenziato questi due perché, come vi dicevo, sono le famiglie più diffuse, quindi è una percentuale abbastanza alta di dispositivi, fa parte di questa famiglia, quindi su questi due emulatori deve essere perfetta l'applicazione, altrimenti rischiate di non prendere la maggior parte degli utenti. Ora, quindi passiamo a qualcosa di più pratico. Allora, vi dicevo, relativamente all'intent esplicito, che è un concetto molto importante e quindi è fondamentale, va approfondito, perché permette essenzialmente di chiamare attività esterne, applicazioni esterne o anche attività all'interno della stessa applicazione. Questo pezzo di codice che vi ho inserito è la definizione di un intent implicito, di un intent esplicito, scusate. Perché essenzialmente l'intent è una classe, quindi una classe Java, che io ovviamente istanzio come tutti gli altri oggetti con la keyword new, è un oggetto di tipo intent e vedete al costruttore sto passando due parametri. Beh, this è il contesto corrente, diciamo, quindi molto spesso in questo caso potrebbe essere l'attività su cui sto facendo girare questo codice. Activity to è appunto la dichiarazione esplicita dell'intent. Io sto dicendo che questo intent è riferito a questo oggetto, all'attività 2, a cui posso passare dei dati. Io vi dicevo precedentemente che tramite un intent io passo dei dati, che in questo caso sono queste due stringhe, quindi c'è questo put extra che mi permette di inserire, è tipo una mappa di attributi di oggetti che posso passare all'interno dell'intent. In questo caso sto passando due stringhe essenzialmente con una chiave value1 e value2, vabbè, queste due stringhe qua in inglese.
Poi vediamo invece l'intent implicito. L'intent implicito funziona in una maniera un po' diversa. Nell'intent esplicito io specifico un'azione tra quelle presenti nella la classe intent ha una serie di attributi statici che corrispondono a tutte le azioni che io posso dichiarare. Voi magari se andate sulla documentazione di Google potete vedere queste azioni quali sono. E io qui sto richiamando l'azione visualizzazione, come vi dicevo in qualche esempio che avevo citato precedentemente, e in più, come secondo parametro di questo tipo di costruttore, passo un URI, che sarebbe un riferimento a una risorsa su cui voglio che questa azione venga eseguita. In questo caso ho l'azione visualizzazione su una risorsa di tipo URL, un HTTP, che questo è il mio sito web, essenzialmente quindi un programma, un'app come un browser, sarà sicuramente abilitata a questo intent. Quindi quando io lancio questa cosa, si aprirà un browser che mi visualizzerà questa pagina web. Quindi cosa fa Android? Android individua quale componente è registrato per poter gestire questa azione e mi permette di sceglierlo con quella pop-up, quello chooser che avete visto prima. In questo caso potrei avere più browser, per esempio, inseriti sul telefono, Firefox, Opera Mobile, quelli che sono, e lui mi dice con quale di questi programmi vogliamo eseguire l'azione. Io lo scelgo e lui lui lancia l'azione, gli fa evadere l'azione. Ora, vi dicevo che in ogni caso io posso sempre passare dei dati attraverso un intent. Qui ho dichiarato un altro intent di tipo implicito, però lo posso fare allo stesso modo con l'intent esplicito, e ho in questo caso un intent di tipo send, quindi sto dicendo richiama un'azione di tipo invia con un tipo di tipo text, quindi invio del testo. Questo chiaramente può essere fatto con un programma che invia email, così come un programma che invia messaggi. Quindi lui ti dirà con cosa lo vuoi inviare questo testo, con Gmail o con l'applicazione dei messaggi, tu sceglierai quale. In più, vedete questa riga qua, sto aggiungendo degli extra attributi, in questo caso un extra testo che sarebbe allegato, vabbè, un testo di esempio. Vedete questa chiamata start activity qui, perché qui nelle precedenti vi ho fatto vedere solo come dichiarare l'intent, qui vi sto facendo vedere proprio come effettivamente viene poi lanciato l'intent. Io qui sto facendo start activity intent.create chooser sharing intent condividi. Vi spiego questa chiamata qua. Questa chiamata crea quella pop-up, lo chooser appunto, che vi permette di scegliere tra varie applicazioni. Allo chooser deve essere passato l'intent e questo condividi il titolo che esce sulla barra, sulla finestra essenzialmente. Sto dicendo, visualizzami uno chooser relativamente all'intent che ti sto passando, che è quello che ho dichiarato sopra, sharing intent, che sto passando come oggetto. Quindi lui chiaramente individua tutte le applicazioni che possono fare l'azione invia, e fa vedere questa finestra con scritto condividi sopra con una serie di linee che corrispondono alle applicazioni che possono inviare testo, come avevo detto prima, l'email, l'SMS e così via. Ora, qui vi ho fatto vedere come si fa a inviare, a inoltrare l'intent, poi vi faccio vedere come il componente che riceve l'intent può effettivamente poi estrarre questi dati che io ho passato. Questo immaginate come un pezzo di codice che potrebbe per esempio stare nell'on create dell'activity del componente che ha ricevuto l'intent. Io faccio bundle extras getIntent.get extras, in questo modo recupero questa mappa di oggetti che vengono passati all'intent. Chiaramente questa mappa potrebbe essere nulla, perché non è detto che io devo passare degli oggetti con l'intent, potrei anche non passare niente, quindi faccio un controllo.
Se è uguale a nulla non fare niente, se è diverso, se non è nulla, a quel punto estraggo il parametro che ho inserito. Qui vediamo, vedete come faccio extras getString in cui li passo intent.extract. Se voi, diciamo, torniamo un attimino indietro, quando ho fatto il put ho definito come chiave la stessa che sto utilizzando ovviamente per recuperare l'attributo. Vedetelo come una mappa, semplicemente questo extra, chiave valore. Quindi inserisco un elemento con una certa chiave e lo recupero con la stessa chiave, ovviamente. Oh, quindi questo è, vi ho detto prima che come si definisce un intent implicito, esplicito, per chiamare ad esempio un'altra activity. Se io questo lo userete, penso spesso, se volete chiamare un'altra activity da un activity, devo usare questa sintassi qua. Creo un intent, esplicito l'activity 2, gli passo dei parametri e poi chiamo questa funzione qua. Start activity for result. Che vuol dire for result? Nel senso che io mi aspetto un risultato da questa attività, quando avrà finito la sua esecuzione. E request code mi serve poi per capire quando ritorna l'attività, ritorna il risultato, per capire chi è che ha finito la sua esecuzione. È una, diciamo, un ID univoco. Poi lo faccio vedere, diciamo, una schermata successiva. Quindi io questa sintassi qua vuol dire chiamami l'attività 2 e passali questi due valori, 1 e 2, che serviranno. Questo serve per passare essenzialmente dei dati da una schermata all'altra. È un meccanismo di questo tipo. Nell'activity 2 io faccio l'override al metodo finish, che vuol dire che quando l'attività 2 viene terminata esegue questo codice, crea a sua volta un intent. Questo intent serve per restituire dei dati all'attività chiamante. Quindi l'attività 1 sta chiamando l'attività 2 con questi dati e a sua volta l'attività 2 finisce la sua esecuzione ripassando dei dati all'attività 1, che sono, li ho chiamati return key 1 e return key 2, setto il risultato con i dati. Questo serve, questa riga che sto evidenziando serve per dire che l'esecuzione è avvenuta correttamente e ti sto passando questi dati indietro. Finish, termino l'attività. Questo è il richiamo al metodo finish della sovraclasse. Quindi, praticamente questo metodo qua invece è presente nell'attività 1, cioè la prima, quella che chiamava l'attività 2, e mi serve per gestire il risultato che ho ottenuto dall'attività 2. Essenzialmente questo è il request code che avevo citato prima. Il result code mi dice se l'attività 2 è terminata con successo o è fallita. Data sono i dati restituiti di ritorno dall'attività 2. E io posso verificare che l'attività è terminata con successo, verificare che l'attività che è appena terminata è proprio la 2 con il request code, e estrarre i dati che l'attività 2 mi ha tornato indietro con questo data.extra, che è simile a una sintassi che vi ho fatto vedere in qualche slide fa. Diciamo, questo toast è un componente che serve a visualizzare una piccola pop-up essenzialmente. Non so se l'avete notato, quelle pop-up in trasparenza piccoline che durano una decina di secondi, o anche meno. E vabbè, questo è solo, essenzialmente mostro a video il risultato dell'attività 2, giusto per vedere un utilizzo possibile del dato di ritorno.